Ciao a tutti amici di xymardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione l'Hawke KMG3, tastiera di tipo meccanico con denominazione multicolore. È una tastiera che ci è stata richiesta nei commenti sotto ad altri video unboxing ed ecco qui che ve la stiamo presentando e la andremo ad analizzare in questi giorni. Partiamo dalla confezione, classica confezione di cartone sulla quale troviamo l'immagine illustrativa della tastiera, vari riferimenti al modello e al brand e nel retro della stessa troviamo le caratteristiche principali. All'interno troveremo semplicemente un classico manuale di istruzioni, una card che ci ricorda di registrare il prodotto per usufruire di 24 mesi di garanzia. Un estrattore in plastica che ci aiuterà e agevolerà la pulizia approfondita della tastiera, rimuovendo ovviamente i caps. Ed infine troviamo la tastiera stessa, la Hawke KMG3. Il design è classico di qualunque altra tastiera meccanica già vista in precedenza. Il layout di digitazione è americano, esclusivamente americano, non è disponibile un layout italiano. È una full layout in quanto dotata anche di tastierino numerico, dotata di illuminazione multicolore con vari effetti che potremo attivare e ruotare, quindi passare di effetto in effetto tramite la combinazione di tasti FN più INS oppure DEL. HM servirà per accedere ad una personalizzazione avanzata. Ovviamente riporteremo nel dettaglio nella recensione scritta le varie combinazioni di tasti. Con le freccette direzionali, quelle sopra e quella sotto, verso l'alto e verso il basso, ci permetterà di aumentare e di diminuire la retroilluminazione, l'intensità della retroilluminazione, scusate, mentre quella di sinistra e quella di destra ci permetteranno di aumentare e diminuire la velocità secondo diversi effetti che noi imposteremo. Troviamo anche il dettaglio del logo dell'Hawke sopra il tastierino, nella parte superiore il tastierino numerico. È una tastiera meccanica dotata di tasti multimediali che vanno dal tasto F1 ad F8 e troviamo anche ulteriori tasti per classici, per la posta, il browser e quant'altro, da F9 ad F12. Con il tasto Print Screen invece avremo la possibilità di attivare o disattivare completamente la retroilluminazione della tastiera, ovviamente in combinazione del tasto FN. Essendo dotata di una retroilluminazione multicolore, troviamo anche dei profili preimpostati che sono salvati sui tasti, passateci il termine, da 1 a 5. Troviamo profili per FPS, COD, LOL, Race, quindi simulatori di guida. Nel caso in cui dovessimo accedere alla modalità avanzata di gestione della retroilluminazione e dovessimo commettere qualche errore, potremo sempre tornare ai parametri di fabbrica premendo il tasto FN e il tasto ESC, in quanto, come possiamo leggere, riporta anche la scritta Reset, quindi resetteremo la tastiera al profilo di fabbrica. Notiamo anche questo inserto superiore, davvero leggerissimo come spessore, in alluminio, che darà un effetto specchiato quasi argentato e ovviamente conferirà un minimo di solidità in più a questa tastiera, tastiera che è realizzata completamente in plastica naturalmente. Spostandoci nel retro della tastiera, troviamo una superficie classica in plastica, nella parte alta troviamo due piedini in plastica con un inserto in gomma e nella parte bassa due classici piedini in gomma di forma rettangolare. Questi ci permetteranno di poggiare la tastiera su qualunque superficie e stabilizzarla. Possiamo notare anche la struttura esposta dei switch meccanici. Switch meccanici che sono di colore blu, come vi mostreremo adesso. Sono dei Outemu classici, come molti di voi avranno già compreso anche per la disponibilità di altre tastiere presenti su Amazon. Sono dei switch meccanici affidabili, hanno un buon feedback tattile, come anche gli originali CRMX, e sono anche di una buona qualità. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto, ma è classico in gomma, e il connettore USB è placcato oro.
Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com, dove troverete anche maggiori immagini dettagliate e le nostre impressioni e i nostri test. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.